otto candidati a sindaco per un totale di 17 liste di sostegno. Buonasera amiche ed amici di Moby Dick e di TV6. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare insieme gli otto concorrenti alla poltrona di sindaco di Pescara. Una sta per arrivare ed è Erika Alessandrini del Movimento 5 Stelle, ve li presento subito. A seguire Gianluca Baldini, Riconquistare l'Italia. Buonasera Baldini. Buonasera. Stefano Civitarese, Coalizione Civica per Pescara. Buonasera. Buonasera. Carlo Costantini, Faremo Grande Pescara, Nuova Pescara e Città del Futuro, lista a suo sostegno. Buonasera. Buonasera. Mirko Iacomelli, Casa Pound, buonasera. Buonasera. È la prima volta che lui viene a TV6 perché le volte scorse non c'era. Poi abbiamo Carlo Masci, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC, Pescara Domani, Pescara Futuro e Amare Pescara. Buonasera Masci. Buonasera. Marinella Sclocco, PD, Pescara Città Aperta e Lista Civica per Sclocco. Buonasera Marinella. Buonasera. E alla fine Gianni Teodoro, Scegli Pescara, Lista Teodoro. Buonasera. Buonasera, direttore. Partiamo subito. Siamo in attesa, dicevo, di Erika Alessandrini e quindi partiamo in ordine alfabetico da Gianluca Baldini. Questa sera, come siete in tanti, avete un minuto e mezzo per ogni risposta. Io partirei dall'argomento caldo di questa campagna elettorale che affrontate un po' da tutti, ovvero la riqualificazione delle periferie urbane. Qual è il suo programma, Baldini? Sì. Sulla riqualificazione delle periferie abbiamo avuto modo di confrontarci qualche giorno fa al quartiere, diciamo, più caldo di Pescara, Rancitelli Villa del Fuoco. E devo dire la verità, noi abbiamo stilato una serie di proposte che sono in linea con quelle che c'erano state suggerite da Francesca Di Credico, che è la promotrice del comitato di quartiere di Rancitelli. Tuttavia, io in quell'occasione mi sono posto con un atteggiamento, diciamo, di ascolto e di confronto, perché mi rendo conto che vivere il disagio della marginalità, dell'esclusione sociale, della lontananza dalle istituzioni, vuol dire vivere quotidianamente un senso di abbandono. Quindi quello che abbiamo proposto noi è innanzitutto di ristabilire un rapporto vero con questi cittadini, cercando di organizzare con cadenza regolare degli incontri che consentissero di replicare quelli che una volta erano i consigli di quartiere. In questi incontri si parlerà di quelle che sono le nostre proposte che riguardano il decentramento dei servizi, la dotazione di infrastrutture sportive nelle quali si possano organizzare eventi di rilievo regionale e nazionale che possano dare un'alternativa a quei ragazzi che vivono quelle condizioni di marginalità e una serie di interventi volti a restituire decoro a quelle aree che a nostro avviso sono abbandonate anche nel senso proprio fisico del termine, cioè vivono condizioni di incuranza del verde pubblico, ammaloramento delle strade, sporcizia, quindi è importante restituire innanzitutto bellezza e vivibilità a quelle aree. Benissimo, deve chiudere. Intanto è arrivata anche Erika Alessandrini. La prima domanda, signora Alessandrini, era le vostre proposte per riqualificare le aree periferiche della città. Bene, buonasera a tutti, grazie dell'invito. La questione che riguarda le periferie è certamente uno dei punti fondamentali del programma del Movimento 5 Stelle. Quello che noi abbiamo sempre sostenuto, ovvero che nessuno deve rimanere indietro, non è soltanto uno slogan, ma è assolutamente una delle nostre attività principali. Durante i 5 anni di opposizione che abbiamo fatto in comune e durante i 5 anni che ci hanno visto all'opposizione anche in regione, abbiamo avuto una costante presenza, nonostante quello che hanno riportato di giornali qualche giorno fa. Abbiamo avuto una costante presenza nelle periferie, in particolare nelle zone di Rancitelli, nelle zone di Via Caduti per Servizio. Abbiamo costantemente segnalato quanto manca, tutto ciò che manca a livello di manutenzione, sia da parte del comune che in particolare della regione. Quindi la presenza delle istituzioni deve essere costante, c'è bisogno di una presenza fisica
delle istituzioni, quindi sicuramente riportando degli organi di quartiere, di rappresentanza, sicuramente riportando degli agenti, la cosiddetta polizia di quartiere, quindi c'è bisogno di una presenza delle istituzioni e anche del servizio, diciamo, di ordine e di vigilanza della città, e c'è bisogno di ricostituire il legame della comunità, cioè lavorare attraverso la cultura, attraverso la formazione, attraverso, cioè, tutta una rete istituzionale di associazioni, lavorare con lo sport, cioè ricostituire il terreno sociale e delle attività con le quali la popolazione e i cittadini possono fare rete tra loro e tornare ad essere insieme una vera e propria comunità. Benissimo. Perché l'importanza è di non lasciare i cittadini da soli, ma far sentire sempre la presenza costante dell'altro cittadino e il sostegno da parte della politica e dell'amministrazione. Alessandrini, le risposte questa sera durano 90 secondi, un minuto e mezzo, quindi guardiamo il cronometro. Grazie. Stefano Civitarese, allora, le sue proposte per riqualificare le periferie di Pescara. Sì, grazie, buonasera di nuovo. Per noi di Coalizione Civica per Pescara abbiamo 10 punti, 10 grandi obiettivi strategici per la città. Uno di questi è proprio costruire una città policentrica e inclusiva, e quindi significa costruire una città che trovi, se posso dire, la sua centralità nelle periferie. Si possono fare diversi proclami, si possono dire diverse cose, per noi è fondamentale ricostruire in qualche modo un rapporto sociale tra chi vive nei quartieri, i vari fenomeni di integrazione che ci sono, le istituzioni, quindi noi proponiamo che ci siano appunto un trasferimento di una serie di uffici, di istituzioni pubbliche, per esempio le scuole aperte il pomeriggio, ma anche i teatri, i laboratori nelle periferie. Si ricostruisca un diverso modo di vivere gli spazi pubblici che sono completamente assenti, quindi per esempio ricostruire un tessuto della mobilità che riconnetta il centro con le periferie, trasformando quegli stradoni che ci sono assolutamente fuori portata da parte delle cosiddette utenze deboli, quindi il trasporto pubblico, le piste ciclabili, gli spazi verdi, riconnetterli con le altre parti della città, ma per fare questo ci vogliono anche investimenti. Quindi facciamo una proposta molto concreta sotto questo profilo. La proposta concreta è una proposta di redistribuzione in un certo senso della ricchezza. Gli interventi edilizi, che sono una delle poche cose attraverso la rigenerazione urbana che può creare deve concludere. Sì, che crea incassi da parte del comune, dovrà essere reinvestita, e noi la reinvestiremo per il 50% con una decisione all'inizio del mandato per interventi nelle periferie. Grazie. Carlo Costantini, la sua proposta. Ma io penso che qualsiasi intervento di riqualificazione, di ricostruzione di un rapporto reale e vero tra centro e periferie, per rendere tutte le periferie centro della città, non possa prescindere dalla risoluzione dell'emergenza sicurezza. Quelle sono zone, esistono molte zone nella città di Pescara che vivono una condizione di abbandono assoluto, lo Stato non è presente, le istituzioni non sono presenti, le persone, le famiglie vivono in una condizione di paura perché purtroppo è presente la criminalità e sono prevalenti le attività di chi è dedito allo spaccio di stupefacenti e alla commissione di reati di ogni genere. Quindi penso che esista un'emergenza sicurezza e penso che l'intervento prioritario debba essere quello, anche utilizzando pesantemente le forze dell'ordine. Qualcosa non deve aver funzionato negli anni passati, anche nei meccanismi di assegnazione delle case popolari, se è vero, come è vero, che sono decine e decine gli immobili occupati abusivamente, e se è vero, come è vero, che addirittura anche l'abuso è diventato un diritto. Ci sono famiglie abusive che cedono a titolo oneroso in cambio di denaro il proprio diritto di abuso, facendo entrare altri abusivi all'interno di queste case. Evidentemente i meccanismi di controllo e di assegnazione dell'ATER del comune non hanno funzionato ed anche su quelli bisognerà pesantemente intervenire. Parallelamente però bisognerà fare degli interventi seri per superare le condizioni di degrado urbano, perché è inevitabile che la mancanza di bellezza, la mancanza di colori, la mancanza di verde, la mancanza di spazi e di attrezzature incide pesantemente sulle prospettive di recupero e toglie soprattutto speranza ai giovani che vanno via. Grazie. Mirko Iacomelli, Casa Pound. Sì, io provengo proprio da uno di questi quartieri, tra virgolette, disagiati ormai, grazie anche a chi in passato ha gestito la cosa pubblica. Quindi
Vengo da un quartiere Rancitelli che comunque è un quartiere completamente all'abbandono, ma come Rancitelli così anche altre zone come Fontanelle oppure anche altre zone che non sono periferiche, perché ormai il problema è il discorso di criminalità e di degrado si è spostato un po' in tutta la città, grazie anche a scelte scellerate che sono quelle ad esempio del progetto, dell'entrata nel progetto Sprar del comune di Pescara. Col progetto Sprar in pratica ci siamo rivisti. Abbiamo visto sono arrivati nuovi immigrati. Se noi prendiamo ad esempio via Ilaria Alpi, dove c'è uno stabile interamente occupato da extracomunitari, ci rendiamo conto che la cosa è veramente raccapricciante. Sono situazioni molto, molto pesanti, e per quanto riguarda le periferie la cosa da fare urgentemente, senza spendere chissà quanti soldi oppure costruire un parchetto col verde e con gli alberi, che poi alla fine si trasformerà inesorabilmente in una zona, in una giungla di spaccio di tossicodipendenti. Quindi la cosa da fare sono le ordinanze che il sindaco dovrebbe subito fare, quindi lavorare subito con le forze dell'ordine e ripristinare l'ordine in queste zone disastrate. Benissimo, grazie. Carlo Masci, candidato sindaco del centrodestra, grazie. Le sue proposte. Nei 5 anni in cui sarò sindaco, se i cittadini vorranno, ridurrò la distanza abissale che c'è tra il centro e le periferie, eliminando questo senso di insicurezza che oramai pervade i cittadini per bene che vivono in quelle zone, perché sono vessati da alcuni delinquenti che occupano abusivamente le case di edilizia residenziale pubblica, che agiscono in maniera indisturbata e senza controllo, mettendo a rischio la popolazione di quei quartieri, e nel mio programma ho previsto il DASPO antibalordi, perché queste persone devono essere espulse dalla città. Ho previsto il controllo del territorio attraverso i droni che possono verificare costantemente le situazioni a rischio che si verificano su questi territori, telecamere intelligenti per avere un controllo del territorio in maniera puntuale, senza assistere purtroppo come oggi, dopo situazioni criminose, la processione delle forze dell'ordine che dentro i negozi cercano di verificare cosa hanno ripreso le telecamere. Ci deve essere un'unica hub che comunque assorbe tutte le notizie, tutte le riprese che ci sono sul territorio, in modo da intervenire in tempo reale per eliminare i fatti delittuosi. E poi bisogna ovviamente agire sulla riqualificazione urbana, perché è necessario migliorare quei territori per riannodare i fili di una città totalmente sfilacciata. Penso a una città, multipolare, dove ci sia un parco in ogni quartiere, dove ci sia un centro di aggregazione in ogni quartiere e dove ci sia una piazza in più in ogni quartiere. Benissimo, grazie. Marinella Sclocco, candidata sindaco per il centro-sinistra. Sì, sono contenta che molti colleghi candidati sindaci abbiano capito l'importanza del ripristinare i consigli di quartiere. Credo che siano importanti e sono contenta che stia passando l'idea di farlo davvero. I comitati di quartiere ricostruiti, i consigli di quartiere ricostruiti, riportare i vigili nei quartieri, affinché i vigili possano essere un collegamento con il palazzo di città. Non solo, bilancio partecipativo, destineremo 4 milioni ai quartieri affinché i cittadini, tramite degli strumenti molto semplici e disponibili online, possano in maniera trasparente aiutare le istituzioni a mantenere pulita, ordinata la città, segnalando le buche, la manutenzione che non va, lo sfalcio d'erba che deve essere fatto. Non solo le scuole. Le scuole sono importanti soprattutto nelle periferie. Nella mia periferia, nella periferia dove sono nata, Villa del Fuoco, c'è un problema che riguarda le scuole, che ormai purtroppo cominciano a chiudere per la mancanza di alunni. Le mamme preferiscono portare gli alunni altrove, pur essendo le maestre bravissime in quella zona. Allora come sindaco chiamerò le mamme quando i loro bambini compiranno 4-5 anni e le convincerò a rimanere nella scuola di quella zona, dando dei servizi in più come il doposcuola o come servizi in più anche per sostegno alla genitorialità.
Le scuole sono importanti e sono importanti rivitalizzare le scuole del quartiere per creare un circuito positivo, non solo la sicurezza. Sicuramente ci saranno, come già ci saranno, delle telecamere 300 a Pescara, ma la sicurezza si dà restituendo alla città delle zone, e nelle zone periferiche vanno rivalutate l'ex cofa, l'ex cementificio, la strada parco, la strada fluviale. Grazie. E restituirle alla popolazione. Perfetto. Gianni Teodoro, candidato sindaco per Scegli Pescara, lista Teodoro, le sue proposte. Sono molto felice di ascoltare che i candidati sindaci parlano adesso delle periferie, però voglio ricordare a chi ci ascolta che per 20 anni mi sono battuto per risollevare le periferie di questa città, quando altri si battevano esclusivamente per il centro cittadino. Quando sento parlare di progetti di videosorveglianza, il numero, gli agenti, sono proposte che sono nel libro dei sogni scritto, voglio dire, da decenni da parte vostra. Io credo di aver dato una risposta puntuale: ho istituito un sistema di videosorveglianza all'avanguardia, avendo vinto anche un bando nazionale presso il Ministero dell'Interno per 1 milione di euro più 500.000 euro di risorse naturali, per un totale di 1 milione e 500.000 euro. Avremo una città videosorvegliata e con tecnologie elevatissime. Il gruppo Giona, le forze di polizia sono presenti sul territorio e si battono come leoni, anzi li ringrazio pubblicamente, i carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale, ed in particolar modo il gruppo Giona, per il lavoro che fanno. Ed io, da assessore alla politica della casa del Comune di Pescara, ho tirato via dal settembre 2017 fino ad oggi 29 persone sfrattate perché occupavano abusivamente e altre 30 abitazioni poste sotto sequestro. La Procura della Repubblica, per mezzo del lavoro del gruppo Giona, ha un lavoro dettagliato e puntuale che è sul tavolo del signor procuratore della Repubblica. Sappiamo cosa fare e se i cittadini mi voteranno cambierò Pescara e la renderò città policentrica nel senso vero del termine. Grazie, grazie. Altro tema anche contrastato di questa campagna elettorale pescarese è il tema della Grande Pescara. Ecco, allora ricominciamo il giro da Erika Alessandrini. Qualora diventasse sindaco di Pescara, in che tempi e se si realizzerà la Grande Pescara? La Grande Pescara è già una realtà, c'è già una legge regionale che l'ha istituita, quindi diventerà la città di Nuova Pescara, vivrà, prenderà proprio forma e quindi diventerà una vera e propria città dal 1 gennaio del 2022. Quindi non dobbiamo, è già tardi, abbiamo già perso forse troppo tempo, quindi assolutamente dall'inizio della nostra amministrazione, qualora sarò sindaco di Pescara, ovviamente si dovrà lavorare per riunire le forze. È veramente il caso dell'unione che fa la forza. I servizi per i cittadini dovranno essere messi a sistema, si dovranno quindi cominciare a considerare dei piani regolatori che prevedano una organizzazione territoriale dei 3 comuni insieme, quindi di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Lo stesso dovrà essere fatto per il trasporto pubblico, si dovrà far riferimento ad una regolamentazione sulla tassazione, sulla raccolta dei rifiuti. Bisognerà cioè in ogni ambito della vita amministrativa delle città lavorare in modo da unire le forze e rendere nell'obiettivo proprio di rendere il servizio migliore per la cittadinanza. Non abbiamo già perso molto tempo e molti soldi, perché la grande potenza della fusione è quella di poter avere grossi fondi che vengono dal nazionale. Ogni minuto perso è un fondo che abbiamo perso, e quando oggi i comuni, come tutti sappiamo, hanno una vera e propria carenza, hanno bisogno assolutamente di avere denari a disposizione, quello della fusione deve essere un obiettivo da raggiungere il più presto possibile, non per la politica ma proprio per la cittadinanza. Grazie. Gianluca Baldini. Sì, sarebbe quasi superfluo che mi esprimessi ancora su questo tema. Sono forse l'unico, anzi no, sicuramente l'unico assolutamente contrario alla fusione, e ho espresso diciamo chiaramente quali sono le questioni che abbiamo sollevato. Intanto non vedo l'utilità di fare una città grande quando sia secondo il Sole 24 Ore che secondo Italia Oggi, nella classifica delle città più vivibili d'Italia, sono tutte più piccole di Pescara. L'ingigantimento è stato venduto come uno strumento per creare diciamo così economie di scala e risparmi. Noi abbiamo dimostrato che la legge che promuove le fusioni in realtà
dà come premialità 2 milioni di euro l'anno e quindi sono esattamente un decimo di quelli che ritenevano fossero le premialità proposte dai promotori. Con questi 2 milioni di euro non è sufficiente neanche affrontare quelle che sono le spese di fusione. C'è un unico caso di grande fusione in Italia, che è Corigliano Rossano. Se andate a studiare questo caso vedrete che il suo principale promotore, l'ex sindaco di Rossano, Giuseppe Caputo, si sta mangiando le mani perché hanno dei problemi gravissimi. Vi faccio un esempio su tutti: nei tre comuni ci saranno i problemi delle omonimie delle strade. Risolvere questo problema vuol dire costringere decine di migliaia di persone, di cittadini come noi, a volturare le utenze a proprie spese, a cambiare i contratti, a rifare i documenti. Cioè, spese incredibili che non sono state minimamente considerate, si sono ingigantiti i benefici e non si sono considerate queste spese. A nostro avviso non c'è bisogno di gigantismo, non c'è bisogno di promuovere questa maniacalmente questa voglia di trasformare la città in grande. Pescara può essere grande senza ampliare i propri confini amministrativi, come è stato in passato, basta volere gestirla in maniera diciamo efficiente. Benissimo, quindi lei è contrario al progetto della Grande Pescara qualora dovesse diventare sindaco. Stefano Civitarese. Sì, noi siamo assolutamente favorevoli alla nuova Pescara che nascerà, c'è una legge regionale, quindi ci impegneremo senz'altro a far nascere una nuova Pescara per i benefici che sono già stati ricordati, ma secondo noi non è sufficiente, questo è il punto. Noi pensiamo di fare di Pescara una grande città dell'innovazione, una capitale del Medio Adriatico, una città dell'innovazione soprattutto per i giovani e per il lavoro, che è quello che soffre maggiormente nelle nostre aree, e quindi per noi questo è un primo passaggio che favorisce l'idea di una vera grande città. Io penso proprio che noi dobbiamo puntare con un grande sforzo collettivo di una classe dirigente degna di questo nome addirittura alla città metropolitana che è tutta l'area metropolitana e che richiede addirittura l'istituzione con legge di una nuova città metropolitana, come per esempio Reggio Calabria è riuscita a ottenere grazie a un'attività di lobby sul Parlamento. Pescara deve puntare a questo, e questo significa ripensare lo sviluppo della nostra città, che ha una qualità ambientale elevatissima, potenzialità molto elevate, ma soffre una crisi di sviluppo, soprattutto di sviluppo sostenibile, che deve essere affrontato attraverso proprio questi meccanismi. Faccio un solo esempio, perché ho costruito un meccanismo di questo genere quando ero assessore, prima di dimettermi per contrasti proprio su queste politiche strategiche. Avevo costruito un'agenzia metropolitana per la mobilità e la lotta all'inquinamento che funziona proprio in questo modo, cioè mettendo insieme più amministrazioni per affrontare i problemi a una scala superiore e arrivare a politiche di sviluppo sostenibile, quindi anche di lavoro e occupazione, che consentano di traguardare questi obiettivi senza i quali rimaniamo un po' grazie in questa stagnazione. Carlo Costantini. La storia si sta ripetendo, nel senso che Pescara nasce già da un processo di fusione che è intervenuto nel 1927. Dall'epoca c'erano e si respiravano le stesse difficoltà, gli stessi dubbi, le stesse diffidenze di oggi. Immaginate che oggi Pescara non esisterebbe se quelle diffidenze, quei dubbi non fossero stati superati. La nostra ambizione non è quella di forzare la mano e di creare qualcosa di innaturale. Una grande città esiste già, i cittadini non percepiscono i confini che separano le istituzioni comunali di Pescara e di Montesilvano piuttosto che quelle di Spoltore e di Pescara. I cittadini non tollerano che ci siano confini istituzionali che in un momento come questo, in cui la vita sociale, economica di una comunità che ormai è una, si sviluppa tutta in termini unitari. Purtroppo però l'esistenza di livelli istituzionali diversi comporta fatiche, comporta disagi, comporta difficoltà da un punto di vista dell'organizzazione della pubblica amministrazione e comporta diseconomie e costi. La competizione, ci tengo a sottolinearlo, non è più solo tra sistemi economici ma è anche tra sistemi territoriali. È una città grande di 2.000 abitanti con la possibilità di progettare il proprio futuro, di costruire un piano urbano della mobilità sostenibile che coinvolga in pieno la città di Montesilvano e la città di Spoltore, rappresenta esattamente quello che i cittadini, le imprese, le attività economiche si aspettano per contrastare le difficoltà del momento. Io penso davvero che il progetto della nuova Pescara rappresenti il primo passo per il rilancio del futuro della nostra comunità. Grazie. Mirko Iacomelli. Ma probabilmente la nuova giunta che verrà non vedrà la nascita di questa nuova Pescara. Noi sostanzialmente non siamo contrari, anche perché Pescara, come si è già detto ripetutamente,
e non ha più posti dove costruire, no? È una città piccola nel suo territorio, quindi il collegamento è automatico. Poi bisognerà vedere chi fa questa grande Pescara e come lo fa. Certo, se si costruiscono centri prima di costruire la grande Pescara, uffici, un sacco di sperpero di soldi inutilmente, io non credo che si parta con il piede giusto. Quindi ecco, la grande Pescara sì, va bene, però bisognerà vedere come si farà. È chiaro che Pescara, Spoltore e Montesilvano, ognuna di queste città ha delle problematiche diverse, poi chiaramente anche il discorso di cambiare i nomi alle vie, sono tutte cose che si possono tranquillamente risolvere, quindi per me c'è tutto il fattore di una città grande che comunque sia potrebbe essere una città che può dire la sua anche a livello internazionale. Benissimo. Ripartiremo da Carlo Masci, ma ci dobbiamo fermare. Pubblicità. Seconda parte di Moby Dick, confronto tra gli 8 candidati a sindaco per la città di Pescara. Dobbiamo ripartire da Carlo Masci sul tema Grande Pescara. Prego. Sono assolutamente convinto che il prossimo sindaco debba realizzare la Grande Pescara, perché sostanzialmente già esiste, non soltanto in termini territoriali, ma soprattutto in termini di servizi, perché Pescara è una città che già eroga servizi per circa 300.000 abitanti. Non dimentichiamo che a Pescara ogni giorno entrano 100.000 macchine, soltanto da Montesilvano ne arrivano circa 40.000, è una città che è soffocata dalle tante attività che si svolgono sul proprio territorio, e quindi è necessario istituire un comune che possa erogare i servizi anche in termini istituzionali per una città di queste dimensioni. E quindi per questo che al tempo in cui ero assessore al bilancio in regione ho inserito in bilancio i soldi per fare il referendum, ho votato da consigliere regionale di maggioranza la proposizione, la legge che predisponeva e proponeva il referendum sulla Grande Pescara, ho votato da cittadino la Grande Pescara, e adesso è importante che in questi 3 o 5 anni si realizzi l'obiettivo, l'obiettivo che deve essere colto anche creando dei punti di contatto ambientali tra Pescara e Montesilvano e tra Pescara e Spoltore. Quindi io immagino che la Pineta Litoranea e il Parco Nord debbano essere la grande area di rispetto ambientale che congiunge Pescara e Montesilvano, così come Fosso Grande dovrà unire in termini ambientali Pescara e Spoltore. Ok, grazie. Marinella Sclocco. Sì, chi si candida come sindaco di Pescara sa di fatto che la realtà ha già ben superato i confini della Grande Pescara, perché il sindaco dovrà gestire i servizi assolutamente concordandoli con i comuni vicini, non solo con il comune di Montesilvano e di Spoltore, ma con tutti i comuni vicini. Penso solamente alla questione del mare. È impossibile che il sindaco di Pescara non affronti la questione del mare senza ascoltare, senza fare dei tavoli insieme al sindaco di Silvi, di Città Sant'Angelo, di Montesilvano, fino ad arrivare ad Ortona. Se penso al fiume, il fiume parte dall'Aquila, dall'Aterno, e arriva a Pescara, sono 154 chilometri di fiume, va controllato in tutta la sua lunghezza, quindi non è impossibile che il sindaco di Pescara non parli con tutti questi sindaci. Di fatto, per la gestione non solo del mare e del fiume, ma anche di tutti i servizi, l'hanno detto anche gli altri, i servizi del trasporto, i rifiuti, i servizi legati alle politiche sociali che vanno fatti prendendo fondi europei che ti in qualche modo quasi obbligano a concordare i servizi tra ambiti, di fatto fanno sì che l'area metropolitana sia molto più ampia di quella dei confini della Grande Pescara. Oggi il punto non è Grande Pescara sì, Grande Pescara no, esiste una legge regionale e a meno che il Consiglio attuale regionale non la cancelli, di fatto sarà una realtà, ma la realtà è ben più ampia. Bene, grazie. Gianni Teodoro.
Ci sarà una grande responsabilità nel sindaco che dovrà guidare e quindi far nascere la grande Pescara. Ci vorrà molto acume e molta attenzione. Bisognerà riscrivere le regole. Per riscrivere le regole bisognerà ridisegnare un piano regolatore attento, puntuale, che tenga conto del nuovo sistema viario e quindi della nuova viabilità, delle nuove infrastrutture, ma soprattutto di collegamenti a modo integrazione. Cioè la Pescara policentrica di cui abbiamo parlato prima non può essere non considerata nel territorio di Spoltore e di Montesilvano, altrimenti creeremmo due grandi quartieri dormitori e quindi con problemi enormi. Allora anche lì, attraverso le regole che andranno riscritte all'interno del piano regolatore, noi arriveremo a individuare i migliori servizi alla città e le municipalità che nasceranno, quella di Spoltore e quella di Montesilvano, mentre noi resteremo ente di programmazione, dovrà dare risposte puntuali e precise perché si possa lavorare in un modo armonico e quindi di concetto e per arrivare a garantire i migliori servizi possibili e immaginabili. Attraverso questo sistema nascerà la grande Pescara, altrimenti faremo davvero dei grossissimi danni. Benissimo, ricominciamo il giro da Erika Alessandrini, Movimento 5 Stelle. È una risposta articolata, scegliete voi gli argomenti che volete valorizzare e vi chiedo le vostre proposte. Per quanto riguarda tutela dell'ambiente, turismo e terziario in genere, prego. Accidenti, 90 secondi. Allora, ovviamente per l'ambiente, voce del verbo piantumare, non c'è mai abbastanza verde in città, dobbiamo assolutamente lasciare spazio al verde, alla piantumazione, non soltanto per il valore, diciamo, ambientale che il verde ha, ma anche per un valore di decoro e di bellezza proprio della nostra città. Dobbiamo, poi mi ha chiesto del commercio, del terziario. Sì. Quindi ovviamente commercio, turismo, bisogna valorizzare quelle che sono tutte le risorse della nostra città mettendole a sistema. Abbiamo quindi ovviamente nel nostro programma abbiamo risposto alle esigenze degli operatori che vogliono sinergia, vogliono essere considerati, quindi l'attività dell'amministrazione deve considerare e creare tavoli permanenti per una condivisione e una partecipazione di coloro che sono poi effettivamente gli attori dei settori del commercio e ovviamente del turismo, in modo da poter programmare per tempo e avere una risposta, diciamo, efficace in termini proprio di servizi offerti alla cittadinanza, non solo per i cittadini ma ovviamente anche per coloro che venendo da fuori arrivano in città. L'ultima... Terziario in genere. Ok, quindi l'ambiente, ne hai già parlato. Ritorno sull'ambiente, allora, perché ho qualche minuto in più, dobbiamo dare qualche all'ambiente un valore che è come quello diciamo, un piano regolatore del verde, cioè piantumare, gestire il verde in città deve essere fatto esattamente come lo si fa con le costruzioni. Benissimo. In modo da gestire, da poter programmare anche qua tutti gli interventi che l'amministrazione Grazie. Vuole fare. Gianluca Baldini, Riconquistare l'Italia, prego. Sì, noi abbiamo messo come primo punto del nostro programma quello di garantire la salubrità dell'ambiente urbano, perché riteniamo che il primo compito di un sindaco debba essere quello di garantire un ambiente sano, pulito. Quindi siamo partiti dalla constatazione del fatto che c'è un problema di qualità dell'aria e delle acque da affrontare. Il problema della qualità dell'aria riteniamo sia necessario affrontarlo intanto demotorizzando la città, cioè riducendo il numero di veicoli privati in circolazione attraverso un sistema di trasporto pubblico locale efficiente che noi abbiamo rilevato essere identificabile con quello che proponeva il professor Civitarese, quindi una direttrice unica di collegamento nord-sud. Un altro intervento che riteniamo sia essenziale sia per garantire la qualità dell'aria sia per in un certo senso rilanciare anche il turismo, perché renderebbe più bella la città come era una volta, sarebbe quello di disseminare la città di verde, di spazi pubblici verdi, di verde urbano, riuscendo a costruire delle ciclovie e delle vie verdi che attraversino la città e uniscano tutti i parchi insieme a
quello che poi dovrebbe essere il parco, il grande parco che dovrebbe essere realizzato nell'area di risulta. Questo consente anche di pulire l'aria, perché il verde che verrebbe realizzato avrebbe anche questa funzione. E, poi parlavamo di turismo. Dicevo, il turismo, noi perché pensiamo che il verde sia importante? Perché la città degli anni 60 era oggettivamente, a nostro avviso, molto migliore, molto più bella di quella di oggi, quindi ci piacerebbe ricostituire una sorta di, io dico impropriamente città giardino, non è quello il concetto di città giardino, ma una città in cui il verde pubblico ridoni bellezza alla città, perché questo è anche un veicolo di turismo e anche per il commercio. Si tratta di un problema sentito anche dai commercianti. Spesso mi dicono i commercianti del centro che uno dei problemi che hanno è proprio il decoro delle aiuole e del verde che hanno davanti ai negozi. Grazie. Quindi, okay. Grazie. Stefano Civitarese, Coalizione Civica per Pescara. Sì, guardi, per noi, noi abbiamo un grande, il primo punto del nostro programma si chiama una rivoluzione verde, ma noi abbiamo un'idea di città che deve essere una città dell'innovazione, per cui è sul terziario avanzato proprio che puntiamo, ma mettendo insieme le cose che lei ci ha chiesto, io credo che una città dell'innovazione, cioè una città in cui il terziario avanzato con una fortissima spinta sui saperi che ci sono per esempio nella nostra università, diventi possibile soltanto in un ambiente che abbia una qualità estremamente elevata e che quindi fondi davvero la visione che si ha di Pescara da qui a 10-20 anni. Io faccio riferimento soltanto al fatto che il Consiglio Comunale ha votato un atto di indirizzo strategico da me proposto un paio d'anni fa che si chiama Pescara, città della conoscenza e del benessere. Che cosa fa questo programma? Per puntare a una città dell'innovazione, per dare lavoro ai giovani e lavoro di qualità, individua una grande rivoluzione della mobilità, su questa individua delle aree strategiche che si caratterizzano essenzialmente per essere delle aree che restituiscono verde e benessere a tutta la città, e appunto l'area sud, la cittadella universitaria, il parco centrale, il parco fluviale. Questi tre sistemi costituiscono la rivoluzione verde di cui parliamo, con un forte investimento, scusate, appunto sull'innovazione tecnologica e sulla conoscenza e sul lavoro che è possibile ottenere. Si rilancia anche il turismo, perché le persone vengono a Pescara perché Pescara offre lavoro ed è bella, e si rilancia anche un commercio che è un commercio di vicinato, in una di quelle cose che, con un termine che va di moda ma che invece crea molto sviluppo, si chiama green economy. Grazie. Quindi è proprio il cuore del nostro programma. Grazie. Carlo Costantini. Io penso che la vera emergenza ambientale di Pescara sia quella legata alle condizioni del nostro fiume. Purtroppo il fiume Pescara è inquinato molto spesso da scarichi fognari, e purtroppo le analisi dell'ARTA rivelano che il livello di inquinamento a monte del depuratore di Pescara è superiore rispetto al livello di inquinamento alla foce del fiume Pescara. Questo vuol dire che Pescara ha bisogno di migliorare la sua dotazione infrastrutturale per depurare meglio le acque, deve implementare ed incrementare l'impianto di depurazione, ma vuol dire soprattutto che il prossimo sindaco dovrà con determinatezza e risolutezza affrontare la questione della depurazione nei comuni che scaricano a monte del fiume Pescara. C'è troppa disattenzione, c'è troppo disinteresse. Io ho scritto nel programma amministrativo che i droni, per esempio, vengono utilizzati in Lombardia piuttosto che in Toscana, non solo per individuare gli scarichi abusivi, ma anche per capire la natura delle acque che vengono immesse. La tecnologia va avanti e le città devono dotarsi ed attrezzarsi di questi strumenti per migliorare l'attività di prevenzione. Dalla qualità delle acque del fiume dipenderà anche il rilancio dell'economia turistica balneare pescarese. Pescara è una città del mare che negli anni passati ha conosciuto stagioni turistiche indimenticabili. Purtroppo negli ultimi anni le presenze di persone che vivono per frequentare Pescara in funzione del mare sono diminuite. Io penso che il mare rappresenti una risorsa fondamentale per rilanciare l'economia turistica della nostra città, e insieme al mare anche il terziario del commercio. Il commercio ha vissuto e vive ancora una condizione di difficoltà enorme, perché purtroppo non ha infrastrutture, non ha dotazione di parcheggi, non ha servizi. Oggi è pressoché impossibile accedere alle aree del centro, la città è stata isolata da zone a traffico limitato, sono scomparsi centinaia di posti auto e nessuno si è preoccupato di farne altri. Grazie. Mirko Iacomelli, Casa Pound. Sì, commercio, turismo, economia, ecologia, tutto ruota attorno a un punto cardine, il fiume. Pescara nasce con il fiume è l'essenza di tutto. Risolvendo i problemi del fiume,
comprando una draga, il comune di Pescara dovrebbe acquistare una draga, fare una draga comunale come era una volta, quindi dragare il fiume, risolvere i problemi delle acque bianche e delle acque nere, risolvere i problemi alla radice, quindi del depuratore, delle acque del fiume, significa ridare un nuovo slancio alla marineria pescarese che soffre e che in pratica si è trovata in una situazione dove sono dovuti scappare tutti ad Ortona con le imbarcazioni. E risolvere il problema dei bagnatori che si ritrovano a costruire piscine perché in pratica i bagnanti non possono farsi il bagno al mare e sono costretti ad andare in piscina. Risolvere il problema del turismo perché il mare è inquinato, quindi i turisti non vengono. Quindi si risolverebbe tutto con il fiume. Chiaramente questi sono processi che sono abbastanza lunghi e spesso le amministrazioni tendono a fare delle opere frettolose o anche belle, però comunque sia che non lasciano poi il segno nel tempo perché comunque per loro va meglio così. Noi reputiamo che questa sia una cosa importantissima e il primo punto del nostro programma, quindi il fiume assolutamente da ripulire. Grazie. Carlo Masci, centrodestra. Sì, grazie. Da sindaco nei prossimi 5 anni realizzerò 3 grandi parchi pubblici, il parco dell'area centrale dell'area di Risulta, il parco nord e il parco di Fosso Grande per circa 150.000 metri quadrati a Pescara e valorizzerò il parco del Colle del Telegrafo e il parco della Pineta Annunziata, oggi assolutamente sottoutilizzati o inutilizzati. Poi sarà necessario ovviamente creare le condizioni affinché ci sia l'obiettivo 0% di emissioni nei mezzi pubblici che transitano su Pescara, 100% di risparmio energetico sugli edifici pubblici, poi l'obiettivo 300, cioè avere a 300 metri di distanza, al massimo a 300 metri di distanza una fermata dell'autobus controllata per l'utilizzo dei mezzi pubblici e un parco pubblico o quantomeno un'area verde. Questi sono gli obiettivi che noi dobbiamo cogliere insieme all'obiettivo cardine, che è l'obiettivo certificazione bandiera blu Pescara, perché Pescara deve avere la bandiera blu con il nostro mare, perché Pescara è nata sul mare, vive con il mare, vive per il mare. I cittadini pescaresi con il mare inquinato non possono stare sia in termini di vivibilità sia in termini turistici, perché l'offerta turistica di Pescara deve basarsi su un mare pulito, non può basarsi soltanto su una struttura di stabilimenti balneari che offrono servizi eccellenti, ma senza un mare pulito e una spiaggia all'altezza non possono ovviamente competere con le altre spiagge. Per quanto riguarda il commercio, pulizia delle strade, riqualificazione urbana, perché in questi 5 anni c'è stata una grande trascuratezza sul Grazie. Punto. Marinella Sclocco, candidata del centro-sinistra. Prego. Immagino Pescara come una città cucita dai parchi diffusi. Importante sarebbe per il nuovo sindaco la manutenzione dei parchi che già ci sono, ma sarebbe importante che il nuovo sindaco, io lo farò, in qualche modo dia vita anche a dei progetti di parco che ci sono ma che sono fermi da troppi anni. Penso al parco centrale, penso al parco fluviale, che è un parco di fatto abbandonato. Lì faremo un piano particolareggiato in modo da rendere omogenee quei 54 ettari di terra, in modo da riportare le persone sul fiume, per far rivivere il fiume. Il fiume che è bellissimo nonostante non sia pulito. Non solo, penso al Parco del Mare, pensare al fiume pulito, ai parchi, pensando a questo penso anche a una serie di edifici che sono lì abbandonati e che vanno assolutamente riconvertiti. Penso all'ex Cofa, dove vorremmo fare il Parco Botanico del Mare, all'ex Draga, all'ex Omni e poi al Museo Ittico, che va al Museo Ittico e al Mercato Ittico, che vanno assolutamente riaperti. Va lì, è necessario che il Centro Studi Cetacei dai Colli ritorni in quella zona, vicino al mare, vicino al Museo Ittico e al Museo del Mare, perché attrae sicuramente turismo, ma non solo. Il Parco Nord, un parco di cui nessuno parla e di cui voglio parlare.
E non solo, c'è un altro parco, un'altra zona che potrebbe diventare un parco, la zona di Risulta, accanto alla ferrovia di Porta Nuova, una zona grandissima, forse più grande dell'area di Risulta centrale, e anche di quello mi prenderò carico. Grazie. Gianni Teodoro, scegli Pescara, lista Teodoro, prego. Se sarò sindaco di Pescara mi batterò affinché ci sia il rilancio immediato del centro naturale commerciale. Per fare questo darò una grossa mano perché avvierò immediatamente la costruzione dei parcheggi nelle aree di Risulta con dei silos per un totale di 5.000 posti macchine. Inoltre non prevedo assolutamente all'interno delle aree di Risulta, 14 ettari di terreno, un bosco o addirittura un parco. Un parco o addirittura un bosco, ma prevederò invece un grande giardino, cosiddetto giardino d'Italia, dove vi saranno tutte le essenze arboree autoctone di quanto l'Italia possa contenere in base alla regionalità del territorio nazionale. Per fare questo voglio dire c'è bisogno ulteriormente anche di essere di monito e di sprono per coloro che purtroppo, ahimè, non considerano nel modo migliore le loro discariche, quindi voglio dire i loro depuratori. Mi riferisco per la riqualificazione del fiume Pescara a quei comuni che purtroppo sono, secondo me, sottoutilizzati, gli impianti o addirittura insufficienti. Per fare questo ci sarà bisogno chiaramente di una collaborazione da parte della regione, da parte di altri soggetti, non basta soltanto il comune di Pescara, ma ricordo a tutti che Pescara è tra le pochissime città europee che è bagnato dal fiume e dal mare. Ripulire il fiume significa rilanciare il mare, rilanciare il mare significa rilanciare turismo che ci ha fatti grandi. Grazie, e se siete bravi lo sarete, vi do 30 secondi a testa per dirci due cose. Innanzitutto l'appello al voto e la prima cosa che farete da sindaco eletto, il tempo è scaduto, quindi partiamo da Erika Alessandrini, dovete essere bravi. 30 secondi, la prima cosa che faremo quando saremo eletti, quando il Movimento 5 Stelle governerà la città, sarà ovviamente quella di creare la giunta. Penso che sia l'unica forza politica a poterselo permettere, perché gli altri nelle coalizioni devono aspettare di vedere chi è il più votato di ciascuna lista per poi arrivare a mettersi d'accordo. Abbiamo avuto questa sensazione, già questa dimostrazione con il Consiglio regionale, ci sono volute settimane per arrivare ad avere una giunta. Il Movimento 5 Stelle ce l'avrà già pronta e dal primo giorno potremo lavorare, e ovviamente lavoreremo per il cittadino. La nostra politica mette al centro il cittadino e non le sedie dei politici, non il ritorno elettorale. Bene. Non le promesse. Grazie. Vale questo, il cittadino al centro di tutto quello che faremo. Erika Alessandrini, candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle. Gianluca Baldini. Sì, ho già avuto modo di dire che la prima cosa che farei da sindaco sarebbe ripristinare quell'orologio fiorato che c'era tanti anni fa, e lo vorrei mettere, lo vorrei posizionare in luogo di quella aiuola che c'è al posto di quel maledetto bicchiere di Toyo Ito. Sarebbe un'opera simbolica a bassissimo costo per dare l'idea di quello che vogliamo fare nella città, cioè ridonare verde pubblico e spazio pubblico a tutta la città. E la seconda cosa che farei sicuramente sarebbe il primo consiglio all'aperto. Noi abbiamo deciso di lanciare questa proposta di fare dei consigli all'aperto, e mi piacerebbe farlo proprio nel quartiere che abbiamo visitato qualche giorno fa a Rancitelli, Villa del Fuoco, così da far partecipare i cittadini alla vita attiva dell'ente. Grazie, io le ho chiesto una cosa, ne ha dette due. Gianluca Baldini, candidato sindaco per riconquistare l'Italia. Stefano Civitarese. Sì, secondo noi è fondamentale un cambiamento di metodo, che è quello che ha caratterizzato la nascita della nostra coalizione, e noi tra l'altro annuncio che domani annunceremo 4 degli assessori della mia giunta, se io sarò sindaco, su 7 che ne faremo. Oggi, allora. E non li posso dire perché infatti va domani bene, c'è una conferenza prego. Stampa, e quindi questo, altri 10 secondi ce l'ho. Con questa giunta assolutamente fatta di competenti, al di fuori di logiche partitocratiche, riprenderemo subito il progetto su cui c'è il finanziamento di 6 milioni e 9 di euro per realizzare la mobilità sostenibile in tutta la città. Grazie. Di Pescara. Grazie, era Stefano Civitarese, candidato della coalizione civica per Pescara. Carlo Costantini. Noi siamo quelli che hanno ideato e progettato la Grande Pescara nel 2011, siamo quelli che hanno costituito il comitato promotore per il referendum, siamo quelli che hanno vinto insieme ai cittadini di Pescara con il 71% il referendum sulla Grande Pescara, e siamo quelli che vogliono costituire e realizzare la nuova città. La prima cosa che farò, l'ho già detto, sarà quella di incontrare i ragazzi della scuola media superiore, i ragazzi
dell'università, perché penso che qualsiasi speranza di futuro debba partire dalle giovani generazioni. Sono troppi quelli che vanno a studiare fuori e che non tornano. Io voglio stringere una vera e propria alleanza con i giovani. Grazie. Carlo Costantini, candidato sindaco di Faremo Grande Pescara, Nuovo Pescara e Città del Futuro. Mirko Iacomelli. Semplice, io sono molto schietto e di poche parole, come sempre. E la cosa che farò da sindaco, probabilmente non farò il sindaco, lo farà Carlo Masci. Beh, questo è un assist, eh? Sì, è un assist. Comunque la cosa importante è che io sono il candidato di Casa Pound, perché rappresento Casa Pound. Casa Pound è importantissimo come movimento, perché potrebbe essere un qualcosa di rivoluzionario a Pescara. Se le persone ci daranno il consenso, potranno esprimere il voto verso la tartaruga frecciata, potremmo avere dei rappresentanti in consiglio comunale. Questa è una cosa importante, perché sarà sicuramente un voto rivoluzionario, un qualcosa di rivoluzionario per la città. Grazie. Mirko Iacomelli, candidato sindaco per Casa Pound. Carlo Masci. Da sindaco la prima cosa che farò è chiamerò gli operatori turistici, gli operatori culturali e gli operatori del commercio per organizzare la stagione turistica estiva pescarese, perché ci insedieremo il 27 maggio e quindi sarà necessario organizzare la stagione turistica, perché Pescara non si può fermare, perché Pescara deve riconquistare la sua velocità e deve rilanciarsi. E poi nella prima settimana girerò i quartieri, incontrerò i cittadini per vedere quali sono le emergenze per intervenire immediatamente ed eliminarle. Grazie. Carlo Masci, candidato sindaco di centrodestra con liste La Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC, Pescara Domani, Pescara Futuro e Amare Pescara. Marinella Scocco. È evidente che chi sarà sindaco a Pescara lo sarà di fatto a metà giugno, per cui con la stagione balneare chiaramente già avviata è necessario convocare anche per me un tavolo per la manutenzione delle strade e per l'organizzazione della stagione estiva, non solo con il prefetto, con la questura sui temi della sicurezza, ma con tutti i cittadini, anche con i rappresentanti per esempio degli esercenti. E di tutti i lavoratori che in qualche modo lavorano non solo nel quartiere centrale ma negli altri quartieri. È importante quindi la sicurezza, sarà importante la manutenzione, ma un'altra cosa, nella stagione estiva è necessario fare eventi anche nelle periferie, e questo è quello che farò. Benissimo. Marinella Sclocco, candidata sindaco per il centro-sinistra, lista PD Pescara Città Aperta e lista civica per Sclocco. Gianni Teodoro. Una volta eletto sindaco mi recherò presso il nosocomio, presso l'ospedale di Pescara, per visitare tutti i reparti dell'ospedale, accompagnato dalla direzione generale, e vorrò capire la qualità dei servizi, e poi mi siederò col direttore generale e con la direzione generale per discutere di bilancio, per migliorare quei servizi e per dare qualità all'ospedale, la migliore qualità all'ospedale di Pescara. Inoltre lavorerò affinché i consiglieri comunali possano avere più deleghe, più potere, per essere vicini al sindaco e alla giunta, quindi farò Grazie. I consiglieri delegati. Grazie. Gianni Teodoro, candidato sindaco di Scegli Pescara, lista Teodoro. Finisce qui questo confronto, abbiamo dedicato due puntate di Mobidic al confronto tra i candidati sindaco a Pescara, sia perché lo meritano, sia perché lo merita soprattutto la città di Pescara e voi elettori che il 26 maggio andrete alle urne. Io ringrazio tutti gli ospiti, non ho più il tempo di citarli, li ho citati abbondantemente. Voglio ringraziare però la magnifica squadra tecnica con Maurizio Daguì in regia, Loris Bennato e Gianfrancesco Iacaruso. Ringrazio ovviamente voi, siete sempre in tanti e ci seguite con affetto. Se lo vorrete staremo insieme ancora venerdì prossimo alla stessa ora. Grazie e buonanotte da Moby Dick.